il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Morani, a cui chiedo naturalmente cosa l'Italia sta facendo e farà per favorire questa transizione in un momento in cui, ma anche la pandemia che purtroppo stiamo vivendo, ci ha obbligato a ripensare i nostri stili di vita di consumo, nella speranza naturalmente di poter ripartire il prima possibile, ma in modo diverso, più sostenibile e responsabile. Onorevole, le lascio la parola e naturalmente grazie ancora per essere qui con noi oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il segretario generale per l'invito a questo importante appuntamento che ci dà la possibilità di confrontarci sul tema dell'economia circolare, affrontandolo sotto vari punti di vista, ossia economico, culturale e regolamentare. È sotto gli occhi di tutti che il momento che stiamo vivendo è del tutto eccezionale e spero per molti versi unico nella nostra storia recente. Quello che è successo nei mesi scorsi e in particolare nel periodo del tremendo lockdown che ha costretto il nostro paese, ma direi chi più chi meno, tutta la comunità mondiale ad un forzato blocco delle attività non solo lavorative ma anche delle proprie abitudini di vita e dei momenti di socialità, ci impone certamente una riflessione seria su come affrontare la pandemia cercando di preservare il più possibile la nostra libertà individuale e professionale guardando al futuro con un occhio diverso e certamente più sostenibile. Dobbiamo guardare avanti, consapevoli però che i prossimi mesi saranno ancora molto difficili e ci vorrà del tempo per tornare alla normalità, visto anche gli ultimi trend di crescita, del virus. Non possiamo certamente abbassare la guardia, è fondamentale lavorare alla ripresa cercando il più possibile di convivere con questa situazione fino a quando le cure non potranno finalmente, rasserenarci e ridarci la nostra piena libertà sociale ed economica. Partiamo però da alcune certezze importanti, sia dal punto di vista sanitario ed economico, che nei mesi passati evidentemente non avevamo. Dal punto di vista sanitario conosciamo meglio il Covid-19, la sua carica virale, il che ci consente di muoverci meglio e prima rispetto alle situazioni di emergenza. In più abbiamo accumulato mesi di conoscenza anche dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo di un vaccino che possa contrastare e sconfiggere definitivamente il virus. Dal punto di vista economico, il nostro governo è riuscito a riportare su un confronto realmente costruttivo l'Unione Europea. Abbiamo fatto un lavoro enorme, quasi inimmaginabile, viste le premesse, insomma, dei confronti avvenuti in sede europea in quelle settimane infernali all'inizio della pandemia. Questo ci ha consentito di avere a disposizione per i prossimi anni 209 miliardi di euro che rappresentano risorse incredibili mai viste dal dopoguerra che dobbiamo spendere però presto e bene per superare i ritardi che l'Italia ha accumulato negli anni e mettere in moto le enormi energie che sono presenti nel paese. È proprio partendo da queste certezze che vengo al punto dell'incontro di oggi, poiché tutti noi sappiamo che queste risorse potranno essere spese soltanto attraverso la presentazione di progetti su aree tematiche specifiche, tra le quali la green economy, di cui naturalmente fa parte l'economia circolare e anzi ne rappresenta uno dei suoi punti fondamentali. Ma ritengo che questo tema non sia importante solo perché collegato all'utilizzo delle risorse europee, ma perché quello che stiamo vivendo in campo sanitario si accompagna anche ad un cambiamento climatico che ormai da alcuni anni si manifesta con fenomeni sempre più vivi, sempre più violenti sull'intero globo terrestre. Tutto ciò ci deve far riflettere sul nostro modello di sviluppo, che non può basarsi ovviamente come nel passato sull'attenzione massima verso i processi di innovazione e tecnologica collegati esclusivamente al business, al modello di No. impresa sempre più competitivo, a discapito della tutela dell'ambiente e della salute umana. È il momento di spostare quindi l'asse dell'intervento dallo sviluppo economico sostenibile a quello dell'economia dello sviluppo sostenibile, dove il focus dell'azione da parte pubblica e di conseguenza dell'attività privata si concretizza mettendo al centro dell'interesse non più
l'impresa, ma l'uomo e i servizi e le attività produttive che ne migliorano la vita sociale e la vita lavorativa. Partendo quindi da questo nuovo paradigma, allora assume un significato ancora più rilevante lo sviluppo della green economy e dell'economia circolare. Come la pandemia ci ha insegnato, pensare al benessere e alla salute dei cittadini innesca un processo economico e di ricerca e di sviluppo, ovviamente ad esso collegato, di proporzioni molto più elevate rispetto al concetto tradizionale dello sviluppo di impresa. Penso solamente a quanti investimenti su scala globale si stanno effettuando nell'attività di ricerca e sviluppo per la scoperta del vaccino anti-Covid, oppure allo sviluppo di tutti i dispositivi di produzione individuale collegati alla cura della persona, senza dimenticare tutte le innovazioni tecnologiche realizzate in pochissimi mesi, direi, per dare una pronta risposta alle carenze di ventilatori polmonari o di altri dispositivi medici. Questo è solo un esempio che può essere facilmente replicato sull'economia circolare, pensando a tutti gli sviluppi tecnologici e le attività produttive collegate ad esempio al riciclo e al riuso dei rifiuti, alle attività di riuso delle acque reflue, all'utilizzo della tracciabilità dei prodotti per testarne la qualità ed evitarne perciò il deperimento, soprattutto per quanto riguarda il settore agroalimentare. Sono solamente alcuni esempi che però fanno riflettere quanto sia collegato questo tema a quello della cura e del miglioramento della vita delle persone. Penso che ci siano dei punti fermi da cui partire se vogliamo intraprendere questo New Green Deal, come l'abbiamo chiamato, e ridisegnare perciò il nostro futuro. Lo dico soprattutto partendo dalla mia funzione di sottosegretario allo sviluppo economico. In primis è necessario lo sviluppo di un capitale umano adeguato alle nuove esigenze di crescita e sviluppo, tanto più in questa lunga fase di crisi che ha messo in evidenza tutti i rischi legati ad un ruolo eccessivo della finanza nel peso produttivo ed economico. Ancora di più in questo difficile momento storico è necessario disegnare quindi un nuovo modello di crescita sostenibile nel quale interesse pubblico e privato possono convergere sviluppando insieme nuovi mercati ad alto valore aggiunto sia da un punto di vista economico che anche da un punto di vista sociale. Gli investimenti formativi in attività a maggior valore aggiunto si confermano perciò prioritari e altamente strategici perché cresce la domanda di professionalità in comparti di attività che sono al confine tra industria e servizi, perché i settori e i comparti del terziario tendono ad allargarsi, contemplando sia i servizi e le attività economiche sia quelli alle persone, perché la nostra occupazione agricola, per tornare sempre su uno dei settori maggiormente trainanti dell'economia nazionale, non crescerà più in termini quantitativi, anche se per effetto della qualità dei nostri prodotti e per la loro assoluta peculiarità potrà ancora crescere il valore aggiunto del nostro settore primario, soprattutto se potremmo disporre di professionalità specializzate e di servizi avanzati. Quindi è il momento adesso di favorire una maggiore produttività dei lavoratori grazie alle nuove tecnologie digitali, rafforzandone le competenze specialistiche e manageriali necessarie per il cambiamento verso, come dicevo, un modello di sviluppo realmente sostenibile. E questo è uno spazio, secondo me, dove pubblico e privato possono lavorare insieme, ad esempio con gli studi tecnici superiori che sono finanziati dal nostro Ministero sul piano Industria 4.0, ma che sono però organizzati sui fabbisogni dei privati e che registrano tassi di occupazione dei diplomati davvero molto positivi che fanno sperare per il futuro. C'è anche il tema della riqualificazione della forza lavoro disoccupata o in cassa integrazione guadagni, dove bisogna ovviamente intervenire attraverso programmi formativi di qualità o anche piattaforme formative per filiere produttive. Non si può più pensare di creare innovazione e sviluppo senza pensare primariamente alla diffusione dell'apprendimento e della conoscenza. È fondamentale poi rafforzare il collegamento tra mondo della ricerca e universo imprenditoriale per la ramificazione e la diffusione dell'innovazione e delle idee.
E certamente insieme alla formazione, questo è un tema fondamentale da sviluppare e potenziare sul territorio nazionale. Un sistema basato come il nostro, un sistema imprenditoriale basato sulla piccola e piccolissima impresa, come tutti noi sappiamo, necessita di una grande rete di collegamenti per la diffusione e il trasferimento tecnologico. In questo senso, con il governo Gentiloni ci siamo già attrezzati con i cosiddetti competence center, per permettere al mondo della ricerca di interfacciarsi in maniera coordinata col sistema delle imprese, perciò rendendo il campo della diffusione e implementazione delle tecnologie nei processi produttivi più semplice. Però dobbiamo lavorare al consolidamento di questo percorso, non dimenticando di favorire ulteriormente i processi di sviluppo delle idee attraverso la creazione di start-up innovative, ad esempio, che sempre più stanno diffondendo la loro operatività. Questo tema deve essere affrontato in maniera organica da parte pubblica, poiché il comparto della ricerca e dell'innovazione, diversamente dalle altre attività, necessita di una facile e veloce risposta nei confronti del sistema delle imprese, e per questo dobbiamo coniugare la creazione di misure di sostegno alle imprese con la capacità di erogare però le risorse in tempi rapidi e in modo soprattutto semplice e fruibile ai più. Infine dobbiamo realmente sostenere la transizione tecnologica, creando un legame stretto tra generatori di innovazione e fruitori dell'innovazione stesso, come antidoto alla perdita di tradizione e di occupazione. La transizione tecnologica, in particolare verso nuovi modelli di sviluppo, è sicuramente un processo irreversibile che fa parte dei percorsi di crescita e evoluzione di tutti noi. Non è semplice però prevedere come sarà ovviamente il mondo del lavoro nel 2030 o calcolare modelli di business che non sono ancora stati certamente ideati, però dal punto di vista delle mansioni, delle soft skills e della flessibilità, il panorama è destinato ovviamente a mutare, se non a stravolgersi completamente. Questo è già accaduto in passato, ogni volta che si sono affacciati all'orizzonte importanti cambiamenti tecnologici e anche di stili di vita, soprattutto in questo momento è utile ricordarlo. Si verificheranno perciò anche aggiustamenti dal punto di vista del lavoro, penso ad esempio ai contratti, e quindi insomma siamo di fronte ad una evoluzione che dobbiamo cercare di governare nel miglior modo possibile. Bisogna perciò lavorare sulle necessità e anche sulle difficoltà che stiamo incontrando e che sempre di più naturalmente incontreremo, però cercando di trovare insomma le modalità per risolvere i problemi. Per realizzare tutto questo c'è un estremo bisogno del contributo di idee da parte di tutti, e quindi affinché si possa progettare insieme un paese più bello e più sostenibile, abbiamo insomma la necessità di tramandare i nostri figli alle generazioni future la consapevolezza che questo periodo rappresenterà per tutti noi, credo, una svolta, se non addirittura un nuovo rinascimento. È una grande occasione e che non possiamo sicuramente sprecare. Per questo, insomma, che auguro a tutti voi un buon proseguimento dei lavori, ringraziandovi ancora per questo impegno e per il confronto che quotidianamente ci offrite. Grazie. Io, onorevole, ringrazio lei per il tempo che ci ha dedicato. So che adesso c'è un'importante votazione, quindi non la voglio trattenere oltre, però la sua ultima considerazione sul rinascimento è una grande speranza anche per noi, perché sicuramente in questo rinascimento speriamo che il consumatore, visto come figura sociale, abbia un ruolo centrale, anche perché, come ho ricordato prima, il modo, l'unico secondo me, poi però faccio questo lavoro quindi sono di parte, modo per cambiare davvero il modo di produrre, quindi il mondo dell'industria, il mondo dell'economia, è quella del partire dal consumatore, che deve essere il protagonista per lanciare questo cambiamento. Io ho fatto economia, per cui per noi l'imprenditore è colui il quale deve sempre perseguire
il guadagno, il, per cui da questo punto di vista diciamo che chi può far cambiare questo metodo di pensiero è la domanda. La domanda, ovvero il consumatore che può chiedere dei prodotti più sostenibili, più attenti alla, all'ambiente, più attenti a, al nostro futuro. La ringrazio e la saluto, è stato davvero un onore, grazie ancora. A presto, a presto. Speriamo, speriamo dal vivo e non in questa modalità, però sempre meglio che niente.